Se l'arte un potente motore di promozione del territorio? Se lo sono chiesti ad Atessa, dove è nato un luogo eccezionale, dedicato al grande maestro Aligi Sasso, il più grande museo dedicato al maestro milanese, sardo milanese, nato da una donazione dei coniugi Alfredo e Teresita Paglione. Oggi lo scopriremo insieme. Siamo con la professoressa Adele Cicchitti, direttrice del Museo Aligi Sasso di Atessa. Professoressa Cicchitti, che cosa c'è in questo museo? Questo museo è un museo monotematico dedicato alla grafica e contiene circa 210 opere del grande maestro Aligi Sasso, 90 opere prime, pastelli, tempere, acquerelli, matite colorate e 120 opere grafiche, tra cui acque tinte, acque forte, serigrafie. E queste opere sono straordinarie perché illustrano il lungo percorso artistico del maestro e vanno dalle prime opere futuriste del 1927 fino agli anni 90. Quindi tutta la vasta gamma di esperienze del maestro, che fu prolifico nella produzione di opere d'arte e soprattutto perché sperimenta tutte le tecniche possibili, oppure rivisita le tecniche già consolidate ed acquisite. Aveva una curiosità dal punto di vista anche della sperimentazione molto fertile, per cui possiamo nel percorso del museo fare un discorso didattico molto importante, soprattutto per gli studenti e le giovani generazioni. Quindi possiamo dire che chi vuole oggi conoscere l'opera maestro Aligi Sasso in qualche modo deve avere a che fare con Atessa? Sì, in qualche modo sì. Abbiamo spesso visitatori da fuori che vengono appositamente per vedere le opere del maestro, anche perché quest'arco cronologico consente di sintetizzare criticamente e in modo approfondito anche quello che è stato lo sviluppo artistico dell'opera di Sasso. Dicevamo un percorso tematico. Qui dove ci troviamo? Qui ci troviamo nella sala dedicata alle illustrazioni dell'Orlando Furioso, perché Sasso è stato anche illustratore di molti testi. Ricordiamo per esempio Dante, Manzoni, conservato presso la Carichieti, o moltissimi autori spagnoli come Cervantes, Don Chisciotte. E queste illustrazioni sono basilari per fare un discorso didattico, soprattutto con gli alunni, perché molto spesso facciamo leggere i brani relativi dell'Orlando Furioso e poi capire l'interpretazione dell'autore. L'interpretazione di Sasso è veramente stupenda, lui che non aveva fatto studi regolari, che riesce a catturare proprio il senso profondo, la sfericità a tutto tondo del poema di Ariosto e a restituire attraverso queste immagini monotematiche nel colore, monocromatiche, tutta quanta quella che era la densità epica del romanzo di Ariosto. Una cosa che colpisce tantissimo di Aligi Sasso appunto è questa poliedricità, non solo dipinti ma sculture, ceramiche, sì. Un artista veramente a 360 sì, gradi. Tre anime, io in genere dico che sono tre anime, la scultura, la ceramica e la pittura, in cui proietta tutto il suo universo interiore
con un'estrema coerenza e una indefettibile eticità per tutto il corso della sua esistenza, perché fu sempre coerente al figurativo, malgrado le mode e malgrado quelle che erano le sollecitazioni dell'arte moderna del XX secolo. Il museo nasce ad Atessa nell'agosto del 2010. Tutte le opere sono state donate da Alfredo Paglione, un gallerista di fama nazionale nativo del vicino paese di Tornareccio, il quale sta impreziosendo tutto l'Abruzzo con le opere non soltanto del cognato, ma anche di altri artisti che hanno occupato il panorama del XX secolo. Lui dice sempre che vuole accendere tanti fuochi per avvicinare il più possibile i giovani alla bellezza. E c'è un legame profondo tra Aligi Sasso ed Alfredo Paglione, perché hanno sposato due sorelle. E Aligi è Lenita, che è ancora viva e vive a Lugano, e Teresita, la moglie del dottor Paglione, che è morta anni fa e che è stata una compagna di vita e di arte per il nostro mecenate. È importantissimo il mecenatismo proprio di Alfredo Paglione, proprio perché sta avvicinando tutte le giovani generazioni abruzzesi all'arte moderna. Ma anche Sasso era molto legato all'Abruzzo. Sappiamo che aveva visitato Castelli e che aveva avuto in mente di tornarvi per scoprire più a fondo l'esperienza dei vasai. E quello che non è stato possibile in vita sta accadendo adesso, che con la donazione delle opere di ceramica a Castelli, quindi che hanno aperto una sorta di dialogo tra l'arte locale e l'arte di Sasso. Ma Sasso era stato anche a Pescara e aveva dipinto nella chiesa di Sant'Andrea la cappella dedicata al Concilio Ecumenico Vaticano II, in un momento importante della storia della chiesa e della storia dell'artista, che era stato sempre intimamente religioso ma molto critico con quella che era l'apparato gerarchico ecclesiale, e quindi si era avvicinato moltissimo allo spirito giovanneo e aveva cercato di trasferire questo spirito nuovo di Papa Giovanni proprio nella cappella di Sant'Andrea. Professoressa, questo museo è gestito dalla Fondazione Museato, una fondazione di Atessa. Come è animato? Che cosa si fa qua dentro? Che cos'è questa fondazione? La Fondazione Museato è una fondazione di partecipazione, infatti vi concorrono all'inizio sia l'amministrazione comunale di Atessa, la banca di credito cooperativo, la società Balacro, l'Iteco, la Pail Serramenti e alcuni privati, e altri enti che si sono consorziati per poter, le cantine Spinelli, dimenticavo, perché sono sempre presenti nel territorio, e si sono consorziati per dare vita proprio a questo museo e alla fondazione. Nel corso degli anni abbiamo avuto diverse migliaia di visitatori, io immagino almeno 4-5 mila.
il flusso è stato consistente nei primi anni, adesso si è un po' rarefatto, però abbiamo un pubblico quasi sempre di visitatori privilegiati, oserei dire, perché sono persone interessate all'opera di Sassu e vengono anche da molto lontano. Vengono da Roma, vengono da Siena, vengono dalle regioni limitrofe, a volte sono giornalisti, a volte sono critici, a volte sono semplicemente degli amanti dell'arte, a volte sono sezioni, non so, dell'Archeoclub, delle Proloco. Quindi abbiamo un pubblico più selezionato, ma più attento proprio a conoscere in profondità l'opera di Aligi Sassu. In definitiva, l'arte può diventare motore di sviluppo di un territorio? Sicuramente sì, perché spessissimo quando vengono nel nostro museo, quasi sempre si recano anche a visitare il Museo del Presepe, oppure ci chiedono se li accompagniamo per il centro storico, la Cattedrale di San Leucio, si interessano sulle emergenze praticamente architettoniche del nostro territorio, quasi sempre. Oppure vengono con altre intenzioni, cioè di visitare soltanto il museo, poi dicono ma abbiamo attraversato una parte del centro storico che ci sembra notevole, lo abbiamo visto questo borgo disteso sulla collina, salendo dalla valle, e quindi si accende un po' l'entusiasmo e l'interesse per il paese.